Gesù venne nella sua patria, i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giude e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Attraverso questa liturgia della parola assistiamo a un dramma, diremmo anche, potremmo dire, al più grande dramma della storia e nello stesso tempo a una fonte misteriosa di speranza. Un dramma e una speranza. Il dramma è descritto abbastanza bene nel Vangelo, anche nella prima lettura. Consiste nel rifiuto di Dio. Nel rifiuto di Dio. Consiste nella venuta di Dio in una forma molto semplice, molto umana, molto vicina a noi, e nel dramma della incredulità che si vede a Nazareth in questo episodio, si è visto poi nell'antichità con questo profeta Ezechiele e si ripete nella nostra storia, nella nostra città e può darsi anche nella nostra vita. Il Signore ci visita in molti modi, assai umili, assai semplici. E qual è la nostra risposta, la nostra reazione? È forse simile a quella degli abitanti di Nazareth che presumono di conoscere tutto di Gesù e quando arrivano i segni che lui è un profeta, che è il Messia,
che parla con una parola conquidente che raggiunge il cuore e spinge alla conversione, e si trincerano dietro la conoscenza naturale che hanno di lui per negargli la fede. Questo è veramente un grandissimo dramma, non solo perché, come abbiamo sentito, impedisce a Gesù di salvarli e di operare prodigi per loro. Il racconto dice che non poté fare alcun prodigio, perché la chiusura del cuore blocca l'azione di Dio verso di noi, almeno in gran parte. Però questo non è solo un dramma nostro, è un dramma che si ripercuote nel cuore di Dio Padre. Dio Padre che con tanta premura manda i profeti, fa prodigi fino a mandare Gesù, che cosa vede, a che cosa assiste? Assiste al rifiuto del suo figlio. Che cosa passerà nel cuore di Dio a vedere questo dramma dell'incredulità che anche oggi si estende quasi a macchia d'olio nella società? Tante persone quasi vivono come se Dio non ci fosse, come se Dio non li amasse, come se non avesse mandato il suo figlio. E ciascuno di noi, io, come riconosco e accolgo la presenza del figlio di Dio nella mia vita? Mi sono accorta che sono viva, che questa vita viene da Dio? Mi sono accorta, contrariamente all'apparenza, che questo Dio è nel mio cuore, è vicino a me, che mi parla con la parola della Chiesa, che mi raduna per la preghiera, che mi invita a una vita bella? O sono cieca nell'incredulità e magari me la prendo con Dio perché non fa le cose che io vorrei? Ecco, questo è un po' il dramma. Il Signore che viene in molti modi e noi che manco ci accorgiamo della sua venuta. Questo è il problema serio della nostra vita. Gli altri sono corollari, cose secondarie, assai secondarie. Però in questo dramma c'è pure una cosa bella, che Dio non si stanca di noi. Non so se hai fatto caso alla prima lettura, è presa dall'inizio del libro di Ezechiele, che era un sacerdote che è stato deportato a Babilonia da Nabucodonosor e che si trova con gli esiliati, questa gente proprio in mezzo disperata, un po' sta diventando pagana perché non c'è più Gerusalemme, non c'è più il Tempio, le grandi promesse della legge antica sembrano svanite. E cosa succede? Stanno lungo un fiume che si chiama Kedar, vicino a Babilonia, da cui poi è venuta anche l'opera di Verdi del Nabucco. E che cosa succede? Succede che proprio in mezzo a questo paganesimo, in mezzo a questa gente che il profeta stesso dice di dura cervice, testoni increduli che si fanno il male con le loro mani, in mezzo a sta gentaglia il Signore di nuovo manda un profeta e gli dice: guarda, io ti mando da gente testarda, molti di questi manco ti ascolteranno, alcuni cercheranno pure di farti fuori, però devono sapere che c'è un profeta. Io ti darò la forza per annunciare con potenza la mia parola e per far capire a loro, che non se lo meriterebbero, che io non li abbandono e che li cerco lo stesso. E Gesù, pensate, è stato quasi 30 anni
questo villaggio, dove quasi nessuno conosceva che lui era il Messia, tranne la Madonna Giuseppe e qualcuno del suo clan. E così fa il Signore con noi, è presente nella nostra vita, anche se tu hai gli occhi foderati di prosciutto, come si suol dire, non lo vedi perché hai abbandonato la vita di preghiera, perché la fede nel tuo cuore è diventata come un lumicino che quasi si spegne, perché non vivi intensamente con quelli che credono e quindi ti trovi proprio ad avere Gesù a due passi e a credere che Lui ti abbia abbandonato. Chiediamo al Signore che possiamo proprio fare quel cambiamento che la Sua parola ci chiede oggi. Il cambiamento qual è? Credere che il Signore c'è, è vicino a te e viene incontro a te in forma semplice, in forma umana. Ricordo l'esperienza di Sant'Agostino, che ha vissuto circa 30 anni senza la fede, senza il battesimo, eccetera, anche se c'era una mamma molto credente. Quando si è convertito, ha conosciuto il Signore, ha scritto queste parole: Signore, io ti cercavo fuori di me, in quelle cose belle che non esisterebbero neanche senza di te. Ma tu eri dentro di me, perché tu sei più intimo a me di me stesso. Ecco, allora si innesca oggi, può cominciare se vuoi, una nuova ricerca di Dio. Di con me al Signore: Signore Gesù, Signore Gesù, apri i miei occhi, apri i miei occhi, fa che riconosca la tua presenza, fa che riconosca la tua presenza, fammi sentire il tuo amore, fammi sentire il tuo amore, dammi la tua vita, dammi la tua vita, fammi rinascere, fammi rinascere, dammi la gioia di essere in comunione con te, dammi la gioia di essere.